Bentornati nella sesta parte. Allora, ho avuto un po' di rogne, ma va bene. That guy who drank Devo his own penis recuperare seems so un po' crazy di right now. ferraglio attorno in modo da fare da qui. Però era notte e non potevo fare più nulla. Bene. Adesso vado fuori. Farmi un po' di vediamo qua, un po' di lattine. Che c'è fuori? Quello per rompere le scatole. Petardi. Ne abbiamo qua da fare un bel po'. Non so, qui due sono molto rompiscatole, quindi bisogna munirsi di qualcosa per farli spaventare. Ok, penso bastino. Aspetta un po' di lattine da buttare via. Lascia. Dovrei aver usato anche una di quelle lattine buone, ma vabbè. Fa nulla. Questo lo lasciamo qui. Non ho neanche pulito, devo dare una pulizia anche le armi, che ho trovato anche il kit. E poi devo ripararmi. Torno dentro a ripararmi qua, la lanterna. Perché ho raccolto una marea di ferraglie. Stanno già scendendo la notte, no, vabbè, dettagli. Però un'altra dormita così basta. Allora, mettiamo via tutto quanto. Qualcuno dirà magari sono pazzo, ma io adesso parto e vado dove me ne devo andare. Controllo che non ci sia la roba in eccesso che non mi serve. Per la canna se la mangiamo. Chiamo ce l'ho qua. Anzi, della marina. Dai, tengo. Ok. Carne. Acqua. Guardate quasi quasi che vi dico, mi fermo a prendere su le scatole di cibo per cani che ho trovato. Cibo non è che ne abbia questa granché di quantità. Anche se forse lo troverò, strada facendo ora. Devo lasciare lì la punta con la lattina. Oh, andiamo. Di qua. Ah, trovo ancora i miei amici lupetti, guardali là, sono belli contenti. Non fai mai detto che sei venuto qua a rompermi con le scatole. Vuoi morire? Bene, sono qui.
sicuro arrivo al piazza del capomastro, magari taglio dritto di qua dopo. Ah, mi dimenticavo, questo non ho neanche passato questa torre, vediamo se c'è qualcosa. Non che mi sia già passato io. No, non sono passato. No, no. Ok. Ok, sono riuscito ad arrivare qui al piazza del capomastro. No, non è bella situazione, sono una marea di lupi in giro, che girano. Io mi fermo 2 minuti, va. Vado qui dentro 2 minuti a fermarmi. Vedo un attimo, non mi sembra di aver robe qui. Qualcosa avevo invece. Mi serve qualcosa forse. Panni? Ce li ho, ne prendo uno. Lattina ce ne sono. C'è qualche merendina. Ok, mangiamo qualcosa io nel frattempo, bello calmo qua dentro. Vediamo questo non mi faccia male. Oh, comunque sto andando a disperare alla ricerca di altre munizioni per la mia pistola. Ne qua pure non ce n'è solo. Quindi ora. Sarà bello vedere cosa c'è per strada, ma c'erano proprio i lupi qua, ho visto. Adesso devo girare allora per forza di qua o qua in mezzo. E arrivare qui. Come minimo. Vediamo se vedo auto lungo la strada, vediamo che fare. Il vento non demorde. No, comunque ero passato l'altra volta con il lupo, non ho mica visto niente, ok. Faccio il giro di qua. Non avevo visto male, effettivamente. Abbastanza risolta la situazione, è una questione del tutto. Però sono molto fastidiosi questi gruppi. Ma le frecce non posso usarle perché comunque non fanno nulla. Barretta. Un'arancia. Non c'è altro.
Dovrei riuscire a capire dove sono questi lupi però. Bene. È andata. Altro colpi. Vorrei spararlo perché mi servirebbe la sua carne. Non so se posso andare qua sopra. Là. Forse sì, forse no. Di là si potrebbe passare. No, la strada. Che guardo qua così, ok. Non vedo nulla di interessante. C'è ancora il lupetto. Ma almeno non riesce a crepare prima o dopo. Pieno di conigli qui. Lì c'è una casetta. In questo è un posto da bene per non farmi scorto di cibo e riposarmi. Per passare la notte. Getting dark out here. Time to look for shelter. No, non ci sono piume. Solamente così poca carne c'è. Una piuma di corno, credo. Provo a cacciare qualche coniglio. Sembrano bianchi quasi i conigli. No. Spaventati. Grazie, mi va a prendere. No, mi sono spaventato i conigli. Niente di più. Anche se mi prendeva un coniglio mi faceva un piacere. Riesco a prenderne uno. Dai, ma dovevo metterti a correre ora. Non so col lupetto cosa avete a rifare. Un bel problema per trovare abbastanza carne. Un alce. Beh, un alce. Adesso ricarica quella. Effettivamente non è molto amichevole. Ritiro del muratore. Non so, un'altra freccia spezzata. This stuff will come in Un handy. barello di betulla secca. Allora. Ok, vediamo qui un attimo allora. Pasta di freccia. Cos'era? Coltello di Geremia. No, non ce l'ho. Non è mica tanto caldo. Freccia quanto ci mette? Un'ora e mezza. Ok. Che cerco modo qua per fare un po' di luci per caldarmi. Un altro arco e frecce. This will come in handy. Un sacco a pelo.
Uccide, uccide. Intercetta. Accelerante, grande. Emisferi. Mondiale. Sacca canadese. Sportello. That'll come in handy. Allevamento, non mi interessa. Questo porta non aiuto. Sti valloni del Volvogori. Antibiotici. Lanza della marina. Carretto. Punta di freccia. I could use this. Ma quindi ricapitolando. Causando non perdo tempo a farmi la freccia. Hope I can still eat Ah, this. no, ora lo fa. Va bene. Sta le frecce. Dai, mettimi, la farò dopo quando ha bisogno. Questo la recupero. Una di cetro. Ok, che l'avevo raccolto prima. La carne. Le frecce, quale punto posso farne? Due. Però devo averle più o meno solamente uno. Però. Quindi la mettiamo via. Allora, l'obiettivo è no, qui no. Di qua no. No, qua è vero. Persona cerca indizi sulla vecchia baita. Nella vecchia baita. Cercare indizi. Sta una persona sospetta. Porta nascosta. Posizione del portello del bunker. Una punta scritta a mano con la posizione del portello del bunker. Estate leggendo qui. Avete trovato la mia scorta dietro al vecchio posto del muratore. Repare il mio vecchio bunker. Le cose stanno mettendo male qui. Dirigetevi a nord. Dallo spiazzo del capomastro, attraversate la strada e poi salite su una collinetta con le rocce, seguite l'erba del prato e ci siete. Lì potremo aspettare la fine di questa faccenda. Ok. Well, what do we have here? Va bene. Rintraccio l'urto e il bunker nascosto dell'eremita. L'eremita perfino. Ok. Abbiamo anche l'eremita qua ora. E io che faccio? Ok, ce l'ho fatta. Adesso lasciare qualcosa qui intanto. Provo un attimo a vedere se riesco a prendere i cavoli conigli. Cosa devo buttare giù? Oh, va bene. Ah sì, la legna. Allora. Ma qualcosa lì che si possa uccidere? La legna sarebbe sì carne per tutti.
cazzo. No, no. Cazzo, incornata. Lina, qua non è che siamo messi bene. Non lo vedo bene. Adesso sì che lo vedo meglio io. C'era una mia freccia che ho buttato da qualche parte, però non so che fine abbia fatto. Ah, gliel'ho piantata anche? Mazza di bestiaccia. Can't feel my hands. Ok, via. Me lo riparo. Che cavolo! La sono vista brutta stavolta. La sono vista veramente male. Allora, accendiamo il fuoco. E dai, come al suo solito deve mettersi 3 ore ad accendersi. Ho buttato un po' di fuoco da sparo. Vabbè, ce l'avrei fatto lo stesso. Perfetto. Perfetto. Ora mettiamo il cibo. Un fresca d'aci. Bisteccone per tutti. Sa che un'ora di sonno non la toglie nessuno. Per le mie condizioni, devo curarmi, costa l'inclinata. Cazzolina. Devo fare quello più questo. No, non ne ho. Ho gli antibiotici, però non servono quelli. Dovrei arrivare al rifugio. Cioè, al rifugio al bunker. Questa ve la cura sicura. Cavoli, guarda quanto cibo. Quante calorie. Io un'ora mi facevo la freccia. Attenzione. No, forse non sono neanche d'accordo perché devo avere una punta. Sì. Tanto fa tanta fatica. Questa resta qui. E posso anche raccoglierla volendo e provare. Di acqua.
could end up being useful. Meglio anche delle mie. Se non ho messo questo che c'è un'altra carta. Vabbè. C'è un'altra prima di corno. Otto minuti. Va bene, vado a mettere a dormire tranquillo allora. Perfetto, la mia acqua è potabile, sì. Dovrei anche farne ora un po' di acqua. Lasciamo qua un po' di cosa, di roba. Allora, dov'è? Cibo, no? Ah, sì, qua. Alla fine che qua devo mangiarne una di queste carni qui. Questa è la fame che ho. Ok, ne ho quasi mangiate due. Allora, piano d'attacco. Adesso... lascio giù qualcosa. Cosa c'è? Una caterva di frecce. Appa. Qui il decile di Blackrock, dove c'è il bunker. Il bunker mi conviene andarlo a prendere. Adesso mi serve qualcosa, l'unico che posso levare nel bunker. Ok, vado il più leggero possibile perché non è che sono messo molto bene con la roba, portarmi indietro. Non posso portare tanto peso, quindi bisogna che vada un po' di economia. Bene, cerco adesso di raggiungere il bunker. Metto via quel sassetto qui. Io riesco a cacciare anche un coniglio, che non mi dispiacerebbe. Gatto anche
Ah, adesso sì che l'ho preso. Mollo qua che c'è anche una piuma che ho visto. Ma quando torno indietro passo di qua. Allora, dove posso passare? Se provo a guardare qua. Guardare qua se riesco a tagliare. Un bel passaggio dritto comunque. No, quello no. L'orso no, eh. Anche quello ci mancava. C'è una costa inclinata. Detto lì. Non cagarmi. Mi fa di là. Mi fa non cagarti però vado. Mi si dà un occhio. Non dobbiamo trovare quell'orso di fronte. No. Devo stare attento dove cavolo ho quell'orso. No, non mi dice niente. Qui sono tutto dritto. Oh, ci sono comunque. Ah, eccolo qua sopra. Guardalo qua. Che bello che è. Let's see if they left anything useful. Allora, guarda quanti lattini. Armaggetti. Regalo. Sì. No. Fiammiferi, ok. Andiamo all'ospedale. Excellent. Lanterna, ma ce n'è già una. Non l'ho riparata. Teorie compl del complotto. Punti scritti a mano. Scrivono alcune teorie del complotto locali. Quelle luci continuano a tornare, ancora e ancora, non si fermano mai, fin da quella prima notte. E ora i lupi sono strani animaletti. Deve dipendere da qualcosa a Blackrock, però non so. È come se i confini di ogni cosa fossero sfumati. Continuo a sognare il mare. Sono di nuovo sull'acqua. Mi vedo rotolare giù dalla montagna. Non riesco a fermarmi. Il fiume mi inghiotte. Non dovete stare qui in zona dopo che sono uscito. Era come un enorme buco e ora me ne sto seduto sul bordo a guardare dentro, giù. Giù dove ero prima. Come diceva il dottore, continua a scrivere. Se scrivi, respiri. Ok, questo l'abbiamo completato quindi. Oh, bello questo zainetto. What have we here? Questo torna utile a portarsi dietro molta roba. Munizioni, come l'oro.
Wonder if this is any good to eat. Andiamo lì. Anzi, il cibo vorrei lasciarlo tutto quanto qui, perché niente, a me non serve il cibo. Lì là ho già la roba di alci. That'll come in handy. Le uniche sono i colpi. Qua c'è anche la zona militare. Solamente cola. Bende ce ne sono, non ti... Non c'è però quello che cerco io. Sono gli antidolorifici. Guarda. È l'unica roba che mi serve, perché non c'è. C'è tutto, ma quello che non mi serve qui. Questo non ci voleva. E forse è una mia, la verità. In tutte le altre storie c'erano nel bunker, trovavi nel bunker, facevi il giro e trovavi tutto, tutto. Medicinali vari. E niente. Qui giustamente quello che io cerco, che mi serve, non c'è proprio. A meno che non torna qui indietro. Prova la spiazza del capomastro, magari fortuna. O la fattoria del cuoco. Ci tenterei, perché altrimenti è un piccolo problema in andare avanti in quelle condizioni. Prendo un'altra benda. E basta. Faccio vedere se riesco a trovare quello che mi serve. Quindi io sono da lì, lì c'è l'orsetto, l'orsetto io non lo voglio. Ok. Questa deve essere la curva, sì. Ok, lì c'è un passaggio. Magari dopo userò quello. E i resci? Cos'è che servivano? Allora, aspetta, andiamo con un occhio. No. Fammi vedere. Per curare. Da ristorante. E pure proprietà curative. Questo per le infezioni. Ci deve essere qualcos'altro sostitutivo a quello. No. No. Cose, vediamo. Cose canine. Cose puoi fare il cancro della brillanca per il confuso che calma il dolore. Tieni gli occhi aperti e troverai gli altri rimedi naturali. Quindi, per il dolore potrei usare la rosa canina. Vita erba. Eric e... E i funghi resci? Uffa. Rosa canine?
No. Non c'è scritto. Antibiotiche. No, do la rosa canina io. So dove, no. Devo provare a fare un po' di strada. Voglio provare un attimo. Più quello. Quindi vediamo, se io cosa faccio, la benda mi cura la... Non trovo la benda qua. Usa, torace. Ho portato qualcosa, quindi. No, non vedo migliorie. E io allora faccio un'altra cosa. Ne torno sul mio riposo. Prendo un bel po' di quella carne di quell'alce che mi ha fatto male. Mangio e poi recupero la mia condizione ideale. Così. Sono a posto io e a posto anche l'alce, me lo mangio, ha risolto il mio problema. Allora, torno indietro, voglio vedere la mia corso, che c'era una grotta. Ho usato dove è riuscito, vediamo se per caso si riesce a entrare. Magari può esserci una bella botta di culo. Anche a volte non si sta mai. I lupi non sono qua, ma sono qui in fondo. Sempre qua però questo cazzo di orso. L'ho fatto apposta uscire da lì. In questo modo farei... Punterei su un posto dove posso... Parargli che non mi rompo le scatole. Sacco di pulci. Cazzolina, non ho più colpi. Non è stata una grande idea. First aid. Forse era meglio aspettare. Io ti spavento così questa volta.
Così in qualche modo ce l'ho fatta. Ok, ho ucciso mamma orsa. This stuff will come Ok. in handy. Piccione da Just what caccia. I need. Fatto usare un bel piccione da caccia e basta. Da saperlo che c'era però. Mi sono mezzo suicidato da solo. Va bene, dai. Anche l'orsetto sarà buono da mangiare. Cavoli, comunque un orso mangi. Fai un bel banchetto. Vedete, sono altri lupi. Che non è una grande idea andare verso di là. Ha detto così. Poche parole. Torno dove c'era la baita lì quella del cuoco lì. E dopo cosa vuoi che faccia? Però lì a riposare finché non guarisco le condizioni e poi si riparte con quello.